posto, vai. Fischiala partita, fischiala. Sì, buonasera dal Maracanã. Siamo giunti qua in questo match per Trabzonspor e Manchester City. Guarda che giornata, siamo a undicesima giornata di Serie A. Vediamo un po', possesso palla del Trab, che ci prova dalla distanza. Buonasera Matteo innanzitutto, anche se Bergami, buonasera. Buonasera caro, benvenuti a questa dodicesima giornata, penultima partita di questa undicesima giornata, scusate. Il punteggio è di 0-0, la partita è cominciata da pochi secondi. Trabzonspor, Manchester City, ne vedremo delle belle. Va bene, come avevo già previsto, che adesso il Manchester City, cioè, gli arbitri di incontro sono Rocco e Sebastiano Iossa. Tanto subito frizione di metti, di primi commenti, Gianmarco Manzi è subito molto cattivo con te. Vabbè. Mamma mia stasera, che freddo! Fa un po' un freddo caro, giusto? Un caro freddo? Sì, è caro, è dolce. No, vabbè, chiare piove. Chiare fresche e dolce acqua. Eh sì, stasera c'è il... E dolce acqua. C'è la gran parata qui, Demuzzi. Eh sì, Demuzzi adesso ci proverà a riscaldarci con le sue parate frizionabili. E vediamo un po' che succederà. Sperando che nessuno si faccia male qui, su questo campo bagnato qui al Maracanã. Attenzione! Sì, Demuzzi ha fatto un'ottima parata, la prima, ricordiamo la settimana scorsa, migliore in campo, solo due gol subiti nella sfida contro il CSKA Mosca, vinta dalla squadra in completo viola, la prima partita di forza, la prima vittoria di forza della squadra di Cutolo quest'oggi, anche in otto, ancora una volta in otto uomini in campo, dimostrazione che la squadra dei Citizen forse è tornata ad essere quella forte e compatta degli scorsi anni. Saremo a vedere. Facciamo la voce al massimo, ecco, siamo pronti, intanto comincia a piovere. Bene caro, allora ci sentiamo più tardi, ci sentiamo stavolta su WhatsApp, va bene? Intanto il risultato ci chiede Pomba Liberti, qual è il risultato? È 0-0 il punteggio fra Samaron. Fra Manchester United che ne... E adesso vediamo un po'. Abbassa la voce, Marco. E ci prova il Trabzonspor, ci prova. Adesso, calcio. Non trova lo specchio. Calma. Dove vai? Perché te ne vuoi andare, Fitz? Riparte il City di testa. De Lucia non riesce a trovare però il controllo. Adesso Rosselli, palla per Di Paruli, poi recupera palla Parisi, grande palla per De Lucia che attuale capocannoniere, 27 reti insieme a Luigi Giovino, che però questa settimana non ha giocato nemmeno la scorsa. Se dobbiamo essere precisi, quindi De Lucia che può passarlo in graduatoria. Intanto Rosselli,
prova a puntare il compagno, l'avversario Ciliegia, poi libero lui ancora Demuzio, secondo volo di Demuzio in grande spolvero anche questa sera, ci sembra il numero uno dei Citizen, vero? Ancora Demuzio, tre parate decisive fin qui. Calma, dove vai? Lucio Pastore, dimmi tutto, sono al campo, dimmi tutto! Intanto i Granata portano palla. È incominciato il match. Recupera un buon pallone De Lucia, De Lucia, De Lucia, palla per Parisi, che non riesce a restare, a tenere il pallone in campo. Bestemmia in diretta, frizione via da Sky. Intanto Baldassare ci dice: le tue bestemmie in diretta ti porteranno via da Ciao Sky. Cosimo, buonasera Cosimo! Cerchiamo di essere meno. Cerchiamo. Quando poi Da un quarto iniziato. d'ora. È da un quarto d'ora Lucio, hai capito? Mettiti in collegamento, muoviti, fai presto! Mi raccomando, non Calmi, esageriamo con le calmi. parole perché giustamente i nostri telespettatori ci richiamano all'ordine, vero? Giusto, giusto, giusto. No, che ci sarà l'ultima partita di questa undicesima giornata. Everton CSKA Mosca. Sei carico? Molto. Se vince l'Everton che fa? Zombinare, zombinario! Addirittura? Sì. Lucio, mo' è incominciata la partita, fra un quarto d'ora, 20 minuti. È incominciata adesso, va bene Lucio? Riparte ancora la squadra in completo viola con Liguori. Vieni un po' Matteo, per favore. De Lucia prova ad andarsene, c'è Nappi su di lui, poi ancora De Lucia al destro, ribattuto poi Parisi, ancora Cagliazzo, qui decisivo il giocatore del Trab. Che brivido! Stasera fa un freddo Brivido sì. cano! Tutto dentro, sì! I primi mi piace. Antonio Giolanda Vecchione. Chi è sta Miranda? Ma Miranda. È Antonio Giolanda Vecchione, il cinese. Ah, buonasera Antonio. Saluta un po'. Buonasera a tutti, buonasera! Siamo qui in collegamento fra CSKA fra Manchester United e Trabzonsport. Buonasera Gaetano, buonasera. Chi è? Si tratta di Afaccio Rugaz. Testa testina. Vai, metti la telecamera lì per favore. Sì, siamo pronti. Ciao testina! Ci Ciao caro. divertiremo dopo? Va bene. Calma e gesso, calma e Gesso, dov'è il gesso? Vanno intanto a bestemmie qui nel campo che adesso De Lucia non riuscirà a portare la palla. Sono solo le due finché. Non è E vero. come mai bestemmi sempre? Voglio Non lo so, non lo so. siamo in città È un po' di tensione c'è sta. motivo, dacci una spiegazione, dai, daccila. Non fa Daccila. testa. Se te sei sbestemmia, bestemmia No, secondo no, no. Va me. Hai bene. una squalifica per 47.000 giornate? Gula. Sono poche? E ci prova! Il numero due, col destro. E non ne Pensa che esageri, mi no. conosci, no? Non va C'è bene. solo Carmine Le Parole, Carmine Papa. Tutti Carmine. Sono tutti Carmine. Di Muzio ci sta in Eh sì. campo, il portiere. Eh sì. Poco fa chi? Ma poco fa Mettiti chi? due, capito? Mettiti due bravo. Cazzo. Quello questo è. Ci siamo, ma non ci tesseriamo. Lucia. E ancora De Lucia. Cagliazzo qui ci mette non solo, Lo zampino, ma metti la anche pezza. Eh è anche qualcosa in più, i gioielli di famiglia qui. Li rischia grosso, vero? sì, rischia molto. Come mai secondo Bisogna te? stare attenti. Non troppo
Carlo Pavone. Miau, miau. Come mai secondo te? Non lo so, Marco, non lo so. Tanto De Lucia chiede scusa per il destro, ma non poteva farci nulla mentre Frizione ci abbandona come al solito nei momenti cruciali. Non ha di fatto ancora, il risultato è sempre di 0-0 per il momento. De Lucia, palla in mezzo poi di Guori. No, è entrato Cutolo, è entrato il capitano che ha la sua seconda presenza stagionale dopo la scorsa partita, vinta dal City. È entrato anche Orlando Candilio e anche il nuovo acquisto. Quindi tutti i cambi, solo De Lucia resta in campo. Inamovibile qui De Lucia. Il numero 10, Cutolola, numero 10, sempre sulle sue spalle, nonostante quest'anno sia tornato solo da poco, ma nessuno ha osato prendere la 10 di Nicola Cutolo. Nicola Cutolo, capitano fondatore di questa squadra, ha fatto sempre tanto bene. Adesso De Lucia al destro e c'è Pacaiazzo qui che ancora una volta nega la cena del gol al City. Tigre, Tiger Man, tutto bene a te. Stai venendo da lì? Basta pure Maria? Come mai sta Maria? Sì, è arrivato anche Tiger Man. Tiger. Ti punirà. Eh? Sì, alza ti punirà. La voce però, alza la voce. Ti punirà. Non lo so. A seconda della scelta. No, dice a Marco che cambia il titolo del... Dice a Marco che cambia il titolo della diretta. Dai, che ho messo 12esimo invece di 11esimo. Follow intanto qua, mi piace. Mi piace per chi sono? Sono Frizione che si mette mi piace da solo. Ah. Quindi Frizione si auto... Si auto... Mi piace. Eh sì. Ti piace tanto? Ma tanto, caro. Brivido assito da dentro, sì. Siamo al? Non lo so. Punteggio di? 0-0, se non mi sbaglio. Ma che telecronista sei? Non sai il punteggio, non sai il minuto, va. Rocco, scusa, quando... No, fallo giocare. Non Rocco? Non interrompere. Punteggio di 0-0. Va bene, va bene. 0-0. Ci siamo, ma non ci te! Non ci te? Seriamo. Ci siamo, ma non ci te seriamo, dice Matteo qua, careste Bergomi. Vediamo un po' la battuta. Vediamo un po' la battuta. Vai, parla Matteo. Aspetta. Ci prova. Sbaglia il tiro. Destro! Brivido per il Manchester! Dalla distanza un bel destro. C'è anche De Rosa in collegamento. Buonasera De Rosa! Ci sono le rose? Non ce l'hai le rose? Tutto spiritoso Fritz One. Carmine De Rosa, vediamo se lo conosci. Tanto Cutolo, il destro deviato. Ma fumi, vai, ma vuoi fare una telefonata seria? Sì, sì, siamo qui in collegamento, vai, inquadrami un po'. Candilio! Candilio? Chi è Candilio? Lì. 13. Parisi. Il Parugli recupera palla. Prova a... Inquadrami un po', Matteo, per favore. Nappi, regala palla ai compagni, agli avversari. Eh sì. Frizione che... Anche in collegamento con gli auricolari e tutto. Ci siamo, ma non ci desideriamo che ci prova il trap. È arrivato Candido. Che ne si riparte Candido. Candilio. Candilio.
Sì. Ah, ecco. Ancora lunga, c'è Di Paruli. Nappi. C'è il fallo. E c'è un brutto fallaccio qui. C'è un brutto fallaccio qui nei confronti del Manchester. No, nel. Sì, del Trab, scusatemi. Tempo vuoi pure bruciare? No, brucia bianca, dai. Intanto prende una pallonata. Palla per Parisi, il destro alto, il destro che termina, fallo in diciamo in alta traversa, che poi il portiere adesso passa la palla. Zolli Paruli prova a gestire la palla, poi fa girare ancora la palla alla squadra in completo granata. Roselli cerca e trova Di Paruli, poi il tiro secco di Papa. Ancora mi piace di Fritz che volano. Mi piace, tanti sorrisi per Fritz One. E qui ancora Di Paruli. Attenzione Roselli, due volte Roselli. De Muzio ancora. Sì, un po' questo Manchester City un po' spinto, eh? Sì, ancora reti bianche, 0-0. Il parziale, partita molto tattica. Intanto ancora... C'è calcio d'angolo adesso. C'è un calcio d'angolo per il Trabzonspor che adesso va alla battuta. Il Papa ancora, De Muzio è insuperabile. Due partite davvero insuperabili o quasi. De Muzio. Si riparte. Non ho capito. Dodicesima giornata, al sito 11, ci prova Francesco, poi c'è Manchester City, De Lucia che prova a passare il pallone, poi ci prova ancora De Lucia sbaglia il tiro. Brivido se tutto dentro, sì. Allora Matteo, come la pensi? Matthew? Calma e gesto, per favore. Solito Di Paruli, eh? Solito Di Paruli, scuola Iovino, come Marco, la vedi? Che minuto stiamo? E c'è la rete del Trabzonspor! Che si... La rete del... Del Manchester City, che si porta in vantaggio, scusatemi. La firma di... Del solito De Lucia. Eh sì. De Lucia ha fatto una bella rete stasera. Che diventa il capocannoniere adesso di questa competizione, di questa... Adesso De Lucia, che ci prova De Lucia, che vuole passare la palla. Vediamo un po', ci prova il... Ci prova, sì, dicevamo vantaggio per 1-0, rete del solito De Lucia, che oltre ad essere il bomber indiscusso di questa squadra, diventa anche il bomber attuale capocannoniere di questo campionato. Staremo a vedere. Volano bestemmie da parte di Carmine Di Paruli a battere Iovino nella corsa al titolo, anche se Iovino, dobbiamo dire, sono di scolpa che non ha giocato tre partite. Vediamo che succede. Mi puoi inquadrare un po' a me, per favore? Vediamo, rimessa laterale, vediamo un po' che succede qua. Cartellino giallo, attenzione! Cartellino giallo per Carmine Di Paruli per proteste. Ci prova adesso. Vediamo un po'. Ah, accidenti.
ci prova il numero 8 che vuole ripartire. De Lucia, De Lucia, si va in mezzo a due. De Lucia, De Lucia, ancora De Lucia. C'è un brutto intervento. C'è brutto intervento da parte del Trabzonspor nei confronti di De Lucia. Dato Malo, saluta il vecchio capitano Marco di Amalfi. Ciao Malo, Malo, Malo. Non ti permette di salutare nessuno, Mazzocchi, hai capito? Ti dimetto lo stipendio. Uè, Carmine De Muzio, buonasera, che ci mandano tanti da parte. Brivido! Sto come pazzo! Eh sì, De Muzio che autore ancora. Mamma mia, stasera sto come pazzo io! Il collegamento live! Ci siamo! Punizione per il Manchester City che adesso va alla battuta, che ci prova a destro, sbaglia il tiro, completamente passato. Ci prova adesso Carmine De Muzio, De Lucia. Poi c'è il numero. È una brutta parata di De Lucia che adesso va alla battuta. Trab Sport che vuole ripartire in mezzo a due. Trab, niente, rimessa laterale, ancora per il Trab Sport. Ci prova adesso. Accuse per Claudio Esposito su Frizione, dice che nemmeno il commentatore sa fare. Non lo pensava Claudio in Esposito, per favore. Che cos'è? Niente, dai. Calcio d'angolo per il Trabzonspor che va alla battuta. Adesso Carmine Liparuri che ci prova a sinistro. Niente, zero, ancora niente. Il destro sbaglia il tiro. De Muzio, che bella parata che ha fatto adesso in questo momento. C'è un brutto intervento. È un pallonetto, sì, che termina il fallo, rimessa per il portiere. Quando manca? 3 minuti. Ancora pochi minuti alla fine. Intanto ancora De Lucia, bomber De Lucia che la deixa da Parigi. Cagliazzo qui. Mancano 3 minuti al termine di questo primo tempo fra Manchester City e Trabzonspor. Liparulli regala. Si deve regala la palla agli avversari. Approfitta. Liparulli! Inizio, eh. Mamma mia! De Muzio è un gran forma! Questa sera gran forma in De Muzio! Due partite davvero di alto spessore. De Muzio qui. Aspetta, pronto? Raffaele, guarda, sono al campo, sto facendo la telecronaca, metti di collegamento, subito, fai presto! Nappi, cerca e Ok, trova. Raffaele Guarente, mettiti in collegamento, devo lasciare. Bozzolo, palla in mezzo, non c'è nessuno. Dimmi tutto. Il? Come il pizzone? Però lunga ancora De Lucia, Finisce il tutto c'è il corso Papa però di linea, su però di è lui finito questa il corso in volta. questo momento, Poi capito? Finisce Bozzolo, messo il tuo. Bozzolo, qui c'è il fallo. Devi scendere il corso. È chiuso il corso a decimitile. E poi devi andare dritto, capito? Ma dove vuoi andare, scusa? Non riesco a capire. Da? Allora, fatti il giro per sotto, per sopra, Raffaele. Qui ci prova Per sopra. Nappi, il destro al lato. Manca molto alla fine di questo primo tempo. Il parziale lo ricordiamo di 1-0 in Raffaele, favore ti devo del lasciare. City. Interfezione Ok, impegnato ciao, in mettiti in collegamento, subito, conversazione. ciao. Cutolo cerca De Lucia, grande palla per Cutolo. C'è Cagliazzo però che riesce facilmente a prendere la sfera. Cazzo. Poi riparte ancora Nappi, Taurisano su di lui di esperienza, la mette fuori. Poi qui il fallo. Manza palla, c'è vero, Matteo, non si Ancora sente. il fallo ai danni del Trab. Eh sì, che adesso va alla battuta, non so chi è. Chi è che va alla battuta, Matteo, vedi un po'. Sì, al tiro libero potrebbe anche usare questo bonus. Dobbiamo vedere un po' con questo bonus se sarà sfruttato il destro. Sbaglia il tiro alto sulla traversa. Sarà tempo per procurarsi un Non lo so. tiro libero. Tanto il punteggio per il momento resta sull'1-0 in favore dei Citizen. Ricordiamo che Vincenzo Casa dove sta, scusami. Eh Vincenzo Casa per il momento sta a casa anche se non si è connesso. sì, non c'è connesso. Non si è connesso Vincenzo Casa che sta a casa. Mi puoi incontrarti con me, per favore? Subito, subito. Brivido, sei tutto dentro, sì. Primo tempo,
Ancora il Trouble che ci prova adesso dalla distanza, niente da fare. Finisce qui il primo tempo fra. Per favore, inquadrami. Sì, finisce il primo tempo tra Pesa Sport e Manchester United. Vi ricordiamo che queste partite sono molto belle e emozionanti, che anche se questo tempo è un po' imparziale, che piove qui, fa un po' freddino, che adesso. Eh sì, quindi punteggio di 1-0, la rete del solito De Lucia che si porta in testa alla classifica cannonieri con la Hanno messo una bella musica di cinese, scusami. 28esima rete, una partita un po' diciamo chiusa, tutti gli spazi chiusi, dovuto anche al tempo che non aiuta certo lo spettacolo, ma soprattutto Si parla intanto qui, scusami Matteo. ad entrambi i portieri che stanno comunque facendo ottime parate. Uno su tutti, Carmine De Muzio, ancora imbattuto questa sera, migliore in campo della scorsa partita e per il momento sta Sì, meritando il miglior è tempo certo. anche in questa, vero? È certo, e giustamente Carmine De Muzio sta facendo belli progressi questa sera e anche da parte di Lucia. Eh De Lucia, il solito bomber, sì, sì, imparabile. balliamo un po' con Matteo, per favore. Tapo, come al solito, molto nervoso, a volte pensa più troppo a lamentarsi che a giocare, vero? Vabbè, giustamente ci stanno un po' le lamentele di Carmine Liparuli perché giustamente non ci sta, ma dobbiamo vedere un po' stasera che Già sorpresa. ammonito Liparuli, Eh sì, dovrebbe stare perfettamente. attento. Sì, dovrebbe stare attento, c'è Cassese che ci dice che ballerino frizzonato. Buonasera a tutti i cuccioli Eh sì, il solito frizzonato. Siamo nel secondo Brivido tempo. sito dentro, Ricordiamo il sì. punteggio 1-0. Diamo la linea al campo, dai. Iniziamo il secondo tempo tra Trabzonspor e Manchester City. Siamo quindi pronti per il secondo tempo, il parziale, ricordiamolo, 1-0 in favore del. Manchester Sì, City. mentre c'è Giampaolo che mette tante. Ciao Giampi! Giampi! Buttati dal balcone! No, perché si è buttato dal balcone? Cioè, ti ho preso il caffè! Ma se si butta dal balcone, non penso che potrà poi prendere caffè. Penso che Si fa male! potrà andare all'ospedale a prendere No, caffè. vabbè! Però. Sì! Intanto è cominciato il match, eh? Cominciate il match in questo momento! Mi piace ancora Giampaolo che ride, ride, ridacchia. C'è calcio d'angolo, possesso, palla ancora del. Vediamo un po'. Manchester City? No, Trab. Claudio Esposito ci dice che sei meglio del Gabibbo, ti vogliono stricce la notizia. Mammi l'arca, voglio che complimento. Non lo so, un complimento fino a un Sì, per certo me è un punto. complimento, Gabibbo va bene, perché giustamente è famoso. Ma chi è il Gabibbo però? Quella. Gabibbo è quella là col pellicciotto rosso che fa il brivido, sei tutto dentro, sì! Yes! E lui, sì! C'è Munir, lo salutiamo. Un luogo. Munir, buonasera, buonasera! Siamo qui con l'allenamento! De Lucia, poi la palla finisce fuori. Come amare agitato stasera. Ancora palla lunga, ancora De Lucia. È arrivato intanto il Lecce. Salutiamo il Lecce, sì, arriva il Lecce. Raffaele Comone. È arrivato anche Montagnolo! Buonasera! Montagnolo, lo salutiamo. Buonasera, qui siamo in collegamento. Montagnolo vicino al Valencia, lo sai. Montagnolo vicino al Valencia. Aspetta che sì, qua. Montagnolo vicino al Valencia, insieme a Fritz Juan e Pastore. Calma e gesso. Calma, non ne sveliamo questi. Tutto smentito, smentiamo tutto. Sì, smentiamo tutto in questo ultimo istante. Tutto dentro, sì. Vai. Sì, intanto mi piace, volano. Ridano, qualcuno ride un po'. Chi ride? Non Non lo lo so chi è. E so. Ride un po', ma non lo so. Intanto passo. ridacchia! Ci prova il Trab! Trab! Ancora, Trab Trabzonspor, vediamo. Ci prova adesso. Vuole ripartire Carmine Liparuli. Destro, Destro. Carmine Liparuli. troppo secco. Troppo secco. Troppo secco il destro di Carmine Liparuli che non riesce a trovare lo specchio della porta. Poi Ancora. Trabzonspor. Vai Matteo.
prova dalla distanza. Intanto entra Parisi, esce Cutolo. Cutolo gioca a pochi sprazzi di gara, non è al meglio, entra ed esce. C'ha pochi spiccioli questo Cutolo. Sprazzi, no? Vabbè, sprazzi, dai, diciamo così. Sono quelli che hai in tasca. Attenzione, attenzione qua, De Lucia. Se siete un segretino di frizione, allora è vero, trattativa avviata. Intanto Cassese ha sentito qualcosina. Questa diretta non possiamo dire niente, che subito ci ascoltano. Non è niente vero, non è niente vero, smentiamo tutto. Funzione dell'Everton, resta dell'Everton. Sì, sì, sì. L'anno prossimo si vedrà. Si vedrà, sì. Adesso una fase confusa del match. Sì, un poco complicata questa fase del match, che tutto sommato il Manchester City vorrà portare 3 punti a casa e fare altri gol. Dobbiamo vedere un po'. Tutto dentro a sì. Gioco fermo, c'è Parisi a terra. Ancora non convinto di Paruli. Sì. Mi sembra un po' stanco questo Manchester City stasera, non lo so che sta succedendo. Oh, attento Matteo. Vediamo un po', la battuta. Va la battuta di Lucia, che adesso ci proverà. Vediamo De Lucia, De Lucia, De Lucia. De Lucia al destro! Che brivido! Qua grande palla, 2-0, ancora De Lucia, fa tutto bene, poi serve la palla a Parisi che fa 2-0. Gol di Parisi che ha fatto una bella rete stasera, che raddoppia il punteggio. Io l'avevo detto che segnava il Manchester City, giusto Matteo? Sì, sei sempre bravo nelle tue pronostiche. Attenzione, sei meglio, dobbiamo vedere un po'. Sei meglio della signorina tra primo e secondo tempo. Sì, avevo pronosticato bene questo gol di De Lucia, che ci ha provato dalle ultime distanze. Ma non ha segnato De Lucia però, No. Ha segnato Parisi su un'azione però personale di De Lucia, adesso di Paruli. Certo è che il Trab adesso senza Papa, senza cambi, deve fare attenzione. Qui ancora un grande De Lucia su tutte le palle, davvero sta meritando insieme al portiere come la scorsa partita il migliore in campo. Fizione è entrato in campo e segna una bella tripletta per il City. Claudino Esposito. Non posso entrare. Tanto regola con la palla Liguori. Porta palla. E poi Parisi. Ci prova. C'è la battuta qui di Fritz. Sì. Che dice che Liguori. Si è bevuto il liquore. È scivolato nel campo. Qui però aveva dato una bella palla ad Esposito. Esposito non è riuscito poi a concludere le rete. Adesso, calma. Cappellaio. C'è il Trab che prova ad avanzare. Eccoli qua, i ragazzi del Benevento sono arrivati in questo ultimo istante. Teniamo la diretta qui. Ciao belli. Ciao. Siamo calmi, non esageriamo. Liparuli, qui c'è un brutto pallaccio nei danni di Carmine Liparuli. Giusto? Sì. Se non mi sbaglio. Sì, il fallo l'ha fatto Liparuli. Un brutto pallaccio. Il fallo l'ha preso questa volta Liparuli. Sì. Abituato a farli Liparuli, vero? Vabbè. Scuola Giovino. Secondo te Giovino è stato... Giovino è stato espulso per 2 giornate, non so perché è stato espulso. Ma meritava l'espulsione per 2 giornate? Io non lo so il motivo perché. Ha tentato di colpire l'arbitro. Anzi no, il collaboratore Sebastiano Giovino. Allora ci sta. Ha fatto bene a colpirlo? Sì. No. No. Ancora Carmine. Per me... Sì. Carmine, per me sinceramente la squalifica di Gaetano mi viene giusta, anche netta e corretta. Più netta che corretta? Sì. Intanto questi sono molti batti, Ribatti, più batti. Che ribatti? Sì. Cucciolo in difeso, sì. Sì, sì. Mentre qui c'è la bella azione di Liparuli. Mantieni un po' come tutto il tempo, bravo, mantienila così tutto il tempo. De Lucia, sbaglia! Poi voleva un fallo ma non c'era qui. Voleva acquistare il bonus in questo momento. No, non c'è più perché è finito il primo tempo, quindi. Napoli prova a fare tutto, c'è un grande Bottigieri. Poi si butta a terra. Malconcio. Si balla,
guardami un po'. Sì! Stacchiamo la musica! Ecco, ancora una bella parata, eh? Eh sì! Cagliazzo! Stanno giocando davvero bene i due portieri. Da una parte c'è Cagliazzo che ha subito due reti, però non poteva fare poco nulla. Dall'altra c'è invece De Muzio che fin qui in battuto lo... De Muzio? Lo vediamo, è un po' stanco. Ma... Ti vedo un po' stanco? Ma vuole portare i siti? Uno cazzo, presidente. Presidente, attenzione, non facciamo una cosa di dire, tengo il telefono in mano, calma. Calma. Intanto, appena ha visto il presidente, Frizione ha cominciato a volere ad avere paura. L'unico allenatore che teme il presidente. Eccolo. Spray? Spray? Frizione, un po' di spray! Marco! Mi fai dare un po' di spray, lo fai portare in campo? Intanto... Tutto ok. Tutto risolto. Di Paruli prova a investire l'azione d'attacco. Poi Roselli, palla in mezzo. Riparte ancora il Trab, ancora con Nappi. Nappi che prova a liberarsi, due su di lui, poi ancora Nappi. Recupero con un buon pallone Parisi. Parisi aveva pensato a un tiro, poi ci ripensa, sono tre, ma non riesce a servire il compagno di squadra. Poi recupera un buon pallone, palla per De Muzio. De Muzio ancora per De Lucia che non arriva sulla sfera. Si riparte quindi. Però se devi salire e scendere non venire più qui sopra. La prossima volta che scendi non sali più, eh. Basta, non puoi salire scendendo. Nappi, attenzione Nappi, e qui ancora De Muzio, e poi c'è la rete, arriva la rete. Eh sì, è arrivata la rete in questo ultimo istante di, non lo so di chi è. È qui la rete di Nappi. Nappi, Nappi, bel gol Nappi, punteggio di 2-1. 2-1, sì, a crociata di distanza di Nappi, una sì. De Muzio non ha... Non è stato bravo a parare questa palla. Eh no, è cercato. Non c'è riuscito ovviamente. Tutti i modi di prenderla, però non c'è riuscito. Adesso Nappi. Ancora Nappi. Ancora. Destro, sbaglia il tiro, la palla termina in calcio d'angolo. Eh sì, protagonista di questa partita. Una vacante nella difesa viola. Eh sì. Vediamo. Angelo Cagliazzo che parta palla. Di Paruli ancora per... Il Trab porta ancora palla, fa girare palla la squadra di Trebisonda. Trebisonda turca? Dove si trova Trebisonda? Non lo so dove si trova. Scusa, la squadra è turca, quindi dove si trova? In Turchia. Bravo. Trebisonda, Trebisonda. Bravo. Trebisonda sull'onda. Facciamo anche un po' di cultura qui, sì. Telecronaca culturale. Eh sì. Tanto 2 contro 2, attenzione, Liguri, Liguri. Liguri che fa i Liguri, che ci prova sui Liguri. Parisi, non ci arriva qui Parisi. Poteva far di più il CD. Eh sì, questa occasione ci mancava. Attenzione. Nappi, attenzione Nappi, continua a piovere. Nappi che scivola, poi riprende. La rete! Pareggio! Qui c'è di Nappi. Un infortunio del portiere De Muzio che subisce il 2-2 dopo aver parato tutto o quasi. Subisce un brutto infortunio. Nell'arco di stasera! Dovuto anche al capo scivoloso. Eh sì. Tutto da rifare. Sul bagnato, scusate. Eh sì.
Tanto ti vogliono di mettere tempo. Taurisano, Taurisano, il tiro. Il tiro. Si trova a Taurasa, Benevento. Ci siamo. Deluscita per Liguri, Liguri. Liguri. Stop e tiro. Termina in fallo alto in porta. Non riesce a trovare lo specchio della porta. Poi c'è ancora il numero 2. Possesso palla. Ci prova, ci prova. Buona, tutto buono. Ancora buona. Vediamo. Sbaglia il tiro. Carmine di pallone dentro la pasta. Possesso palla di De Lucia. Poi c'è. Ancora De Lucia. Vuole ripartire. In mezzo a due. Ci prova. Vediamo. Vediamo che succede. Ci prova. Il destro termina in fallo laterale. Sì, adesso ci prova De Lucia. È un po' stanco. Ci sembra il City in questo, in questa fase di gioco. Anche se ha più cambi rispetto al, al City, mentre qui la bella azione 1-2 micidiale City, del City degli autori dei due gol. Parisi ancora, e qui tutto solo, ancora bomber De Lucia. Va è trovato 8 reti, anzi 29 in 29, i gioielli di famiglia sono? Scusami, sono i gioielli di famiglia, il, 20, il numero 28, 29. 29, sì. Eh sì, ricordiamo la tombolata. Brevido, sì, De Lucia che segna davvero bombe. Buonasera, collegamento. Se scendi non sali più, ricordalo. Carmine Luciano Andrea, buonasera. Ancora il tiro. Vedete, non ci prova. Sì, ci ha provato ancora Nappi. Nappi. Poi c'è il fallo, no, tutto regolare secondo il... Vediamo che succede qui, ancora. Ancora il trab. Libaruli, attenzione Libaruli, c'è Taurisano su di lui. Adesso ancora Libaruli. Poi Bozzolo. Il tiro ancora, qui la parata, ritorna... Sì, ritorna De Muzio in questo momento, che fa questa bella parata! Sì, ancora un'altra bella parata di De Muzio, che tiene a galla i suoi. Vediamo quanto manca alla fine. Quanto manca, Rocco? Fallo arbitrare. Per favore. Te lo dico io quanto manca, tengo il cronometro. Ma se non mi sbaglio mancano 10 minuti al termine. Più o meno sì. C'è un brutto intervento che sbaglia il tiro. Vediamo se c'è fallo laterale. È un brutto fallaccio qui nei confronti del Trab, che è fallo in seconda. Sì, c'è fallo in seconda. O in prima? In seconda, in seconda. Chi è Mel Falcao? Ah, buonasera. Il puntino. Benvenuto Angelo, chiediglielo. Sei stato a casa? Se stai facendo il Falcao a casa? Il punteggio è di 2-1. Giusto? Punteggio di 3. 3-2, sì, scusatevi. Io non sei attento. Sono un po' distratto, sono un po' teso per la partita di dopo. Si perderai? Vincerai? Sì. Dico. E c'è il palo qui sfortunato. Il... C'è un brutto palo che ha preso, colpito il legno. Sì, ha preso un bel legno, eh. Legno molto duro. Tanto qui. Sto regolare. De Lucia ancora, De Lucia! Ci prova! De Lucia prova a saltare. Riesce ad uscirne. Mezzo a due. Rimessa laterale per il Trab. No, per il Manchester City. No, per il... Scusatemi, un po' di confusione. Rimessa laterale per il Trab, che ci prova adesso che riparte. Che maglia hanno? Lo sai almeno questo? Dopo 50 minuti di diretta, lo sai che il Trab che maglia? Che maglia? Dillo! Ah, ma il Trab Sport c'ha la maglia Bordeaux. Granata. Sì, e mentre il Manchester City... alla maglia viola. Ah, quindi almeno questo lo sai, va bene. Inghilterra. Tanto Liparuli cerca, trova. Bozzolo ancora Liparuli e qui uno... c'è la rete. Una bella rete qui del pareggia, sì. 1-2 Liparuli quando pensa più a giocare che a sì. Parlare. Si impegna molto di più Carmine Liparuli. Attenzione. Sì. Ma che sta succedendo qua? Mi stanno martellando. Tre pari, punteggio ancora di parità, bella partita in questo secondo tempo. Il primo tempo solo una rete, quella di De Lucia, nel secondo tempo invece sono arrivate le altre 5 segnature.
3 per il Trab, 2 per il City Taurisano. Palla per Cutolo, poi De Lucia e poi Cagliazzo come può. C'è il fallo. Fallo di Cagliazzo che come può riesce a fermare il pallone. Eh sì. Vediamo un po' che succederà adesso in questo momento. Sarà calcio di punizione per il Manchester City che va alla battuta De Lucia. Vediamo un po' cosa succederà. Bomber De Lucia. Eh sì, vuole provare a tutti i costi di segnare questa rete. La 30ª rete stagionale. Ci riuscirà, secondo te? Non lo so. Penso di sì. Vediamo. De Lucia che ci prova adesso, no? In mezzo per liquore questo grande scherzo. E la rete di Nicola Cutolo! Nicola Cutolo! Bello, sì! La prima rete del capitano, arriva finalmente il gol tanto atteso, non segnava da un anno, la rete del numero 10, il capitano del City, ritorna a mettere in rete. Nicola Cutolo in questo momento che ha portato ancora in vantaggio sui punteggio di 4-3. Che adesso il Trabzonspor vuole ripartire, la squadra turca, il destro sbaglia il tiro. Sì, davvero un bel gol per l'azione, no, piace. Da calcio piazzato, davvero un grande schema, De Lucia ha battuto per Liguri e poi Cutolo ha messo in segno Cutolo, De Lucia! De Lucia ci ha provato, palla però deviata in angolo, dicevamo, quindi prima segnatura per Cutolo, dopo l'infortunio è tornato. Infortunio, sì, è tornato, adesso abbiamo anche... Attenzione che ci corregge, diciamo, è tornato dopo l'infortunio e ha trovato la prima segnatura che potrebbe essere davvero importante e decisiva per portare alla vittoria questo City per la seconda volta consecutiva dopo un campionato fatto di alti e bassi, più bassi che d'alti. Il City può tornare alla ribalta grazie al ritorno in campo di Cutolo e al ritorno della coppia avvincente e soprattutto decisiva. Cutolo, De Lucia è andato ancora, De Muzio che comunque è anche lui galvanizzato da questi importanti ritorni, sta giocando davvero bene in queste ultime partite. Tanto qui De Lucia ci prova a mettere a segno la 30ª rete in 11 gare mai è stato forse così decisivo De Lucia negli ultimi anni. È diventato un bomber implacabile. Eh sì. Guarda un po' me, per favore. Ci siamo, ma non ci tesseriamo. Brivido, sì, tutto dentro, sì. Ricordiamo che dopo c'è Everton, Manchester e il CSKA Mosca. Mi raccomando, non perdetevi questo match. Dato punizione. Nappi, il destro! Ancora De Muzio! Ancora De Muzio, davvero tra i migliori, un solo neo in tutta la partita, il gol del due pari. Attenzione che stasera De Muzio sta facendo una bella partita. In mezzo a due. Recupera la palla, Cagliazzo, Liparuli. Ancora qui. Vantaggio. Ricordiamo che il punteggio è sempre di 4-3, giusto Matteo? Sì. Ok. 4-3 in favore del City. Calcio d'angolo per il Trabzonspor, la squadra turca che adesso ci proverà alla battuta Carmine Liparuli. Vediamo un po'. Cagliazzo in scivolata, no? Carmine, no, Cagliazzo Angioletto è caduto come un birillo. Un altro po' si schiantava lì. Cercato di arrivare sulla palla, non c'è riuscito. Adesso ancora
De Lucia, palla, grande palla per Cutolo. De Lucia ancora Cutolo, attenzione per Liguri adesso. Liguri, 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 destro! Sbaglia il tiro. 4-3, non manca molto. Grande ancora Parisi, vediamo quanto è il punteggio, quanto è il minutaggio. Mancano. Allora pochi minuti alla fine, Sì. un paio forse. Candido lotta su tutti i palloni, Sì. nonostante fisicamente comunque non è al meglio, Ancora De Muzio la parata. sta dando battaglia con comunque Di Paruli e ancora Candido. Poi Nappi, attenzione Nappi, Nappi, ancora Nappi. Nappi fa girare palla adesso, anzi più che fa girare palla, porta con sé la palla. Poi Candido arriva sul. Poi c'è Parisi. Messo anche la sciarpetta dell'Everton. Un minuto ancora per tentare il trapa, per tentare di pareggiare questo match. Un minuto intanto di Paruli, di Paruli. C'è il fallo. Attenzione. Aspetta. Calma e gesso. Ci siamo. Siamo quasi pronti per questo match tra Everton e CSKA Mosca. Brivido sentito dentro, sì. Ancora non sono pronti i giocatori dell'Everton. Rischiano la squalifica i giocatori dell'Everton. Ancora non sono pronti. Ancora non sono pronti. Rischiano la squalifica. No, 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 sono quasi pronti. Dicevamo, manca davvero poco. Forse 30 secondi o poco più. Punizione in favore del Trab, che ha la possibilità di pareggiare. Mette la barriera De Muzio. Sulla battuta c'è Nappi, due in barriere per De Muzio, con Nappi che prende la riga corta, il destro secco, tocca però la barriera, Candido ancora decisivo, poi riparte ancora il Trab. Nappi, Taurisano, non c'è più tempo, finisce qui, il City vince un'altra partita, la seconda partita consecutiva, grande. Grande Siti, grande De Lucia, grande De Muzio. Inquadra me, cazzo. Eh sì, finisce qui questo match fra Manchester City e Trabzonspor, che in questo momento il Manchester City ha portato i 3 punti a casa. Punteggio finale di 4-3. E adesso c'è un altro match molto importante. Everton CSKA Mosca. Eh sì, è stata una bella partita, il City l'ha vinta, devo dire, meritatamente, partita ottima, ma De Lucia, come al solito, ha fatto la differenza, il ritorno poi di Cutolo ha dato nuova verve a questa squadra, autore anche della prima rete stagionale. Poi c'è stato un ottimo De Muzio, un solo errore, per me il migliore in campo, però va al solito De Lucia, mentre qui cominciano i cori di punizione. Siamo pronti per Everton, CSKA Mosca, quindi diamo la linea allo studio. Certo, Linea allo Nappi, studio. guardiamo il punteggio. Oh! Il solito Paolo Zanardi, il più pagliaccio dei portieri. Un po' pazzoide. Salutiamo tutti. Il Linea risultato allo finale è studio. stato 4-3 Sì, per il il risultato finale, Manchester City batte Trabzonspor 4-3. Linea all'altra puntata. All'altra partita. A dopo. Ciao. Da Caressa. Da Caressa e Bergamo e tutti da Stare Maracanã. Arrivederci a tutti. Buonasera.